come le arti visive, anche l'architettura del primo Novecento si pone in netto contrasto con il passato, misurandosi con nuovi materiali come il cemento armato, l'acciaio e il vetro. Nel 1919 l'architetto Walter Gropius fonda a Weimar una scuola di architettura e design detta Bauhaus. Vi andranno a lavorare alcuni tra gli artisti più grandi del periodo, come Kandinsky e Paul Klee, e i maggiori architetti del momento, tra cui Le Corbusier, Miss Van der Rohe e Frank Lloyd Wright. Le Corbusier, nome d'arte di Charles-Édouard Jeanneret, è uno dei più famosi architetti del XX secolo. Le Corbusier nasce il 6 ottobre 1887 alla Chaux-de-Fonds in Svizzera. Fin da ragazzo dimostra un grande talento per il disegno tecnico. A 15 anni disegna un orologio da taschino che vince il primo premio alle esposizioni delle arti decorative di Torino. A 18 anni progetta la sua prima casa. Negli anni seguenti studia architettura in vari paesi europei. Nel 1908 a Parigi collabora con Auguste Perret, uno dei primi architetti a fare uso del cemento armato per le case. Nel 1919, a 32 anni, Charles fonda la rivista di architettura L'Esprit Nouveau, il nuovo spirito, nella quale inizia a firmarsi Le Corbusier dal nome del nonno materno. Su questa rivista, Le Corbusier espone teorie vicine al movimento moderno, una corrente architettonica che tende a privilegiare la funzione pratica degli edifici rispetto alla loro bellezza. La casa immaginata da Le Corbusier è sorretta da uno scheletro interno di cemento armato. Questa struttura permette di realizzare soluzioni architettoniche impossibili negli edifici classici. La casa è sospesa su piloni di cemento per preservarla dall'umidità del suolo. Lunghe finestre corrono da un'estremità all'altra dei muri, in modo da catturare più luce possibile. Il tetto è piatto e ospita un giardino. Ogni dettaglio è pensato per migliorare la vita degli abitanti. Questa visione diventa realtà nel 1929 a Poissy, in Francia. Su progetto di Le Corbusier viene costruita Villa Savoie. In seguito, Le Corbusier realizza altri edifici, ma anche mobili e interni. I suoi progetti diventano simboli del movimento moderno. Inoltre, negli anni 40, Le Corbusier sviluppa una nuova unità di misurazione chiamata Modulor. La lunghezza del Modulor e dei suoi multipli si rifà alle proporzioni del corpo umano. Il Modulor serve per costruire edifici che siano letteralmente a misura d'uomo. Frank Lloyd Wright è un architetto statunitense. Grande innovatore della progettazione, è l'ideatore dell'architettura organica. Già noto anche all'estero, nel 1916 si trasferisce in Giappone per progettare l'Imperial Hotel di Tokyo. La struttura, rinforzata con cemento armato, è talmente solida da resistere al violento terremoto che colpisce Tokyo nel 1923. Tornato negli Stati Uniti, Wright progetta abitazioni private e palazzi per uffici, tra cui la St. Mark Tower di New York. Ma la crisi economica del 29 ferma le commissioni. Nei primi anni 30 apre a Taliesin una scuola per giovani architetti e si dedica all'elaborazione teorica. Progetta Brodger City, una sorta di città ideale concepita per il benessere dell'individuo. Tra il 35 e il 39 realizza uno dei suoi capolavori, Casa Kaufmann, detta anche la casa sulla cascata. L'edificio sorge tra le rocce in cima alla cascata di Bear Run in Pennsylvania. Si integra perfettamente nella natura circostante. È l'esempio più compiuto dell'architettura organica ideata da Wright. Negli ultimi 30 anni, gli architetti contemporanei hanno sperimentato forme libere e inconsuete per realizzare sia residenze private sia opere pubbliche. Frengheri, Renzo Piano, Richard Meyer, Santiago Calatrava sono alcune delle moderne archistar, termine che fonde insieme le parole architetto e star, proprio riferendosi al ruolo pubblico di questi personaggi. Frank Owen Goldberg, meglio noto come Frank Gehry, è un architetto canadese, autore di opere tanto originali quanto discusse.
Il suo approccio alla progettazione è scultoreo e organico. Parallelepipedi sospesi nel vuoto, forme spigolose, strutture angolari diventano i cardini del suo stile. Tra il 1991 e il 1997 realizza il suo edificio più famoso, il Guggenheim Museum di Bilbao. Si tratta di una struttura complessa, caratterizzata da forme imprevedibili e da un innovativo rivestimento in titanio. Il museo dà popolarità a Gehry e porta notorietà e turismo a Bilbao, città industriale che attraversava un periodo di crisi. Tra il 1992 e il 1995 realizza la Casa Danzante a Praga, uno dei nuovi simboli della città. La costruzione, grazie alle trasparenze e alla sinuosità delle linee, rinnova il contesto preesistente e dialoga in modo originale con gli edifici antichi a cui è accostata. Da qui in avanti, gli edifici ondulati, simili a sculture organiche, diventano il marchio di fabbrica di Gehry. Nel 2003 si inaugura la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Quest'opera sottolinea la capacità di Gehry di unire estetica, innovazione e funzionalità. Gehry la definisce una barca a vela col vento in poppa. Ma la costruzione richiama anche forme floreali. Il progetto, di grande complessità, è reso possibile grazie a un software utilizzato in aeronautica. Nel 2008, Gehry è impegnato nella progettazione del Serpentine Gallery Pavilion di Londra. Da una parte anfiteatro, dall'altra passeggiata coperta, la costruzione sembra la versione moderna delle catapulte di Leonardo da Vinci. Gehry è stato recentemente chiamato a progettare il Guggenheim Museum di Abu Dhabi, che diventerebbe il più grande fra i Guggenheim sparsi nel mondo. È un museo di arte contemporanea finanziato dalla Louis Vuitton a Parigi. Considerato uno dei maggiori architetti contemporanei, Gehry è apprezzato sia dalla critica che dal grande pubblico. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra i quali nel 1989 il Pritzker Prize, considerato il Nobel dell'architettura. Nel 2005 il regista Sidney Pollack realizza un documentario intitolato Frank Gehry, creatore di sogni. Renzo Piano è un architetto italiano. È autore di alcuni dei progetti più noti dell'architettura contemporanea internazionale. Costruisce insieme all'architetto inglese Richard Rogers e all'ingegnere irlandese Peter Rice il Centre Georges Pompidou di Parigi, un centro multifunzionale destinato a ospitare mostre ed eventi culturali. L'edificio è avveniristico, caratterizzato da vetro, tubi e strutture metalliche in evidenza. Per questo suscita le polemiche di chi lo ritiene una presenza inopportuna in un contesto come quello del vecchio quartiere Beaubourg. A partire dagli anni Ottanta, Piano realizza numerosi edifici di rilevanza internazionale. Tra questi, lo spettacolare aeroporto di Osaka, situato su un'isola artificiale per ovviare alla mancanza di spazi sulla terraferma, e il Jean-Marie Gibaou Cultural Center a Nouméa, in Nuova Caledonia. Si occupa quindi della riqualificazione di Potsdamer Platz a Berlino e della nuova sede del quotidiano New York Times a Manhattan. In Italia è incaricato della ristrutturazione del porto di Genova e del recupero urbano di ex aree industriali come lo stabilimento del Lingotto a Torino. Realizza inoltre l'Auditorium Parco della Musica a Roma e l'imponente chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in grado di accogliere circa 6.500 pellegrini. Oggi Renzo Piano continua a curare prestigiosi progetti in tutto il mondo. Ha ricevuto molti premi, tra cui il Pritzker Architecture Prize e la medaglia d'oro conferitagli dall'American Institute of Architects.